Carissimi amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo a guardare le nostre monete. Guardiamo oggi 20 lire di Vittorio Emanuele II, Marengo d'oro, ovviamente. È una moneta che è stata coniata dal 1850 fino al 1861. È una moneta del regno di Sardegna, facciamo attenzione. È un marengo detto anche marengo collo lungo, proprio per la forma del disegno che ha l'effigie. Per quanto riguarda l'altro disegno, invece, è cambiato dopo che Vittorio Emanuele II è diventato re d'Italia. Qui abbiamo la data 1855 come conio. Vi ricordo che queste monete sono state coniate sempre dalla zecca di Genova, dalla zecca di Torino. Abbiamo anche qui delle date più rare e delle date più comuni. Cambiano i valori, ovviamente, anche se il valore principale viene sempre dato dal metallo. Attenzione. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, abbiamo come peso 6,45 grammi di peso, metallo oro, titolo 900 millesimi, abbiamo 5,8 di oro fino, cioè di oro puro come grammi. Per quanto riguarda invece il diametro a 21 mm e il valore è di 20 lire, il valore nominale, il valore facciale. Questa è la parte frontale, devo dire che è una moneta che ha viaggiato, ci sono molti grafi, ma ci sta perché è una moneta che ha anche tantissimi anni, è una moneta che si usava quotidianamente, perciò è normale che ci siano così tanti grafi. Guardiamo il bordo, che è zigrinato. Qui abbiamo il rovescio, dove abbiamo come sempre nel centro della moneta lo stemma col crociato e coronato in alto, con il collare dell'Annunziata. Qui abbiamo i due rami di lauro in questa posizione, sempre nel centro della moneta, e qui in basso abbiamo il valore 20 lire, si vede molto bene in questa posizione qui. È una moneta che è stata lavata, questa. È una moneta che mi hanno prestato, dopo ringraziamo anche la persona perché è stata molto gentile a prestarci le monete. Qui in questa posizione facciamo attenzione, abbiamo una B ovale in questa posizione qui, che è il direttore della zecca di Torino, Tommaso Batilana, in questa posizione, una B in scudetto. Vedete in questa posizione qui, è molto piccola. Qui abbiamo invece l'aquila dello stemma della zecca di Torino, cioè il segno della zecca in questa posizione qui. Vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco un po' meglio. Eccola qui, è una B in scudetto, è molto piccolo ma in questa posizione. Tommaso Batilana è stato direttore della zecca di Torino dal 1848 fino al 1859, facciamo attenzione. Guardiamo che è un'altra moneta anche, che è quella della zecca di Genova, sempre la stessa data, 1855. Ma abbiamo la zecca di Genova in questa posizione qui. Guardiamo, qui troviamo la lettera P ovale in questa posizione, che è di Giovanni Parodi. Attenzione che è stato direttore della zecca di Genova dal 1848 fino al 1859. E qui abbiamo l'ancora con le catene in questa posizione qui, che è simbolo della zecca di Genova. Il valore ovviamente 20 lire, due monete molto belle, molto carine, vedete che cambiano i segni della zecca, le monete sono uguali come conio. Volevo ringraziare la persona che ci ha prestato le monete per fare il video, sia queste qua di Vittorio Emanuele II, ma anche quelle di Carlo Alberto. Lo ringrazio veramente di cuore e grazie soprattutto della fiducia. Per quanto riguarda queste monete non vi dico il valore perché dipende dalla quotazione dell'oro, cioè vanno molto, diciamo, a braccetto con la quotazione dell'oro. Comunque abbiamo guardato la tipologia che mi interessava più che altro a farvi vedere le monete. E come vi ho detto anche qui ci sono delle date molto rare. Niente, per oggi è tutto, ditemi cosa pensate di queste monete. E niente, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.